Ciao a tutti, ieri c'è stato un altro attacco con armi chimiche in Siria, tutti i giornali hanno aperto con questa notizia e non vorrei parlare di queste cose, ma siccome è proprio in prima pagina devo dire la mia. La mia è che in pratica lì sul posto abbiamo solo i ribelli, tra l'altro quelle sono fazioni tutte collegate ad Al-Qaeda, sono tutti gruppi islamisti collegati ad Al-Qaeda dove è successo questo attacco. Non credo sia interessante adesso parlare dei dettagli su come è avvenuto, penso che sia un po' prematuro e nei prossimi giorni ne sapremo di più, ci sono molte voci discordanti. Quello che vorrei che ci chiedessimo e che si chiedessero, come al solito, anche i nostri giornalisti è chi beneficia, chi è che trae vantaggio da questo attacco? Assad forse? Assad che recentemente sta riconquistando poco a poco tutta la Siria ed è convinto di riconquistare anche quell'area. Che interesse avrebbe a far fuori i civili che vivono lì? Qualche settimana fa, aree proprio prossime a quelle dove è avvenuto l'attacco sono state conquistate dai ribelli e quindi la mia domanda è: ma perché non ha usato queste armi contro i ribelli armati che hanno conquistato queste aree qualche settimana fa? Perché colpire i civili? I civili che non sono sulla linea del fronte. È stato colpito un villaggio che non è sì, sul fronte, non è nella zona attiva dei combattimenti, che senso avrebbe tra l'altro farlo dopo che Trump ha lasciato capire che Assad può stare al potere ancora per un po' almeno, e tra l'altro un giorno prima dei altri, credo, negoziati, o forse comunque altre discussioni riguardo la Siria in campo internazionale con la Mogherini ed altri, tutti i paesi che in realtà hanno ben poco da poter decidere sulla Siria perché sono paesi occidentali, no? Mi pare che la Siria non sia nemmeno invitata, nemmeno la Russia, quindi hanno ben poco da decidere. Comunque potrebbero decidere un'invasione, un intervento armato, e questo probabilmente è quello che sperano i ribelli, costringere l'Occidente a intervenire, perché i ribelli in questo momento stanno perdendo, perderanno quei territori sicuramente, se non interviene l'Occidente. Vabbè, spero che si senta qualcosa perché il posto è un po' chiassoso con la strada dietro. Sono in Russia nel caso qualcuno non lo sapesse. Va bene, tanti saluti a tutti. Ciao ciao.